Bella raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi facciamo le poppe alla nostra personaggia raga. Allora faremo le tettine di fuori. Vi sto portando solo il completo con le tettine di fuori per farvi capire perché non funziona in questi video raga. Il problema sono le scarpette a scacchi raga e i componenti a scacchi che ormai sono in blacklist, quindi non va. Ma se voi togliete le scarpette, quelle le slip-on, e mettete le sneakers, potrete farlo senza problemi. Quindi iniziamo con il video. Allora, quindi faremo le tette al nostro personaggio femmina. E cosa dobbiamo fare? Apriamo il nostro menu di pausa, raga. Andiamo su gestione personaggi per next o seleziona personaggio per old. E a questo punto andiamo alla selezione dei personaggi. Una volta che siamo alla selezione dei personaggi, raga, non dovremo fare niente di speciale. Se abbiamo già un secondo personaggio maschio, lo cancelliamo e lo creiamo subito nuovo. Se invece non ce l'abbiamo, possiamo tranquillamente crearci al volo il personaggio che, mi raccomando, deve essere maschio e deve essere nel secondo slot. Se per qualche motivo strano il vostro personaggio femmina sta nel secondo slot, il glitch non funzionerà mai. Quindi ragazzi, a questo punto trasferite soldi, rango e tutto e andate online con il secondo personaggio maschio. A questo punto, una volta che spawneremo online, apriamo il nostro menu di pausa, raga, perché dobbiamo controllare se abbiamo i negozi dei vestiti visibili sulla mappa. Io, come vedete, non avevo i negozi visibili sulla mappa, quindi cosa ho fatto? Semplicemente trova nuova sessione a inviti, raga. E una volta che siamo spawnati nella sessione inviti, potremo iniziare con il glitch. Adesso ragazzi vi faccio vedere che cambiando lobby e aprendo il menu di pausa, mannaggia l'ambulanza, ma proprio adesso doveva passare. Comunque sia, abbiamo il negozio dei vestiti di nuovo attivo, quindi non ci resta altro che andare al negozio di vestiti raga e iniziare a fare il tutto. E intanto vi invito a supportare il canale seguendo la nuova serie raga, e in home nella pagina del mio canale YouTube trovate anche il secondo che presto diventerà attivo. Se qualcuno si vuole già iscrivere sono ben contento raga. Quindi iniziamo con gli outfit. Andiamo dalla parte alta raga, andiamo su giacche di pelle. E una volta che siamo su giacche di pelle dovremo andarci a cercare con perliccia leopardata raga. Guardate bene, a me mi risulta il numero 50, ma su altri account non è il numero 50. Quindi guardate bene la giacca. A questo punto, quando l'avete trovata, ve la selezionate. Adesso cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a cercarci raga camicie da business. E a questo punto ci andiamo a mettere la camicia bianca. Quindi a questo punto, una volta che ci siamo messi la camicia bianca, la selezioniamo raga. E cosa facciamo? Io adesso andrò a mettere i pantaloncini. Faremo le poppe di fuori con i jokers neri in questo caso. Quindi andrò a mettermi i pantaloncini, quelli leopardati maculati neri che portano i jokers neri ragazzi. Se volete farlo con quelli bianchi, con quelli rosa, con quelli viola eccetera eccetera, andatevi a vedere il glitch che sta lì qua sotto, il link in descrizione raga, per fare tutti i jokers. E a questo punto vedete quali pantaloncini porta quale colore. Quindi a questo punto, una volta selezionati i boxer neri immacolati, cosa facciamo raga? Ci andiamo a mettere le scarpette e ci mettiamo le sneakers raga. Ci mettiamo quelle bianche, le prime, quelle che volete voi. Io userò queste a collo alto bianche ragazzi. A questo punto, una volta messe anche le scarpette, andiamo dagli accessori raga. E una volta che siamo arrivati, cosa facciamo? Andiamo su guanti e mettiamo tattici corazzati bosco chiaro, raga. Questi qua, tattici bosco chiaro, che a me risalgono sui 12. A questo punto andiamo indietro di uno, andiamo su cravatte e andiamo a mettere la cravatta rossa, ragazzi, sottile. A questo punto, una volta che l'abbiamo trovata e l'abbiamo anche selezionata, dovremmo andarci a salvare l'outfit. Però controllate bene raga, perché delle volte mettendo la cravatta si levano i guanti. Quindi ritornate sui guanti e mettete di nuovo i tattici chiari bosco. A questo punto, una volta messo anche questo, andiamo a salvare l'outfit.
Quindi saltiamo il primo posto, andiamo nel secondo e scriviamo 1. Perché 1? Perché per fare questo completo ci servono 2 completi, raga. Perché entrando poi in attività merge riusciamo a far uscire le poppette. Quindi una volta selezionato e salvato questo outfit, facciamo il secondo. Quindi usciamo da questo menu e andiamo dalla parte alta degli outfit di nuovo, ragazzi. Andiamo su camice casual, raga, e andiamo a mettere l'ultima. A questo punto, una volta indossata questa camicia, cosa facciamo? Torniamo indietro 2 volte, raga, schicciamo cerchio cerchio o BB, perché dovremo andarla poi a chiudere. Questo è fondamentale per fare uscire il glitch, raga, perché se non chiudiamo questa camicia non funzionerà il glitch. Quindi usciamo dal menu delle modifiche degli outfit, andiamo sullo stile tramite il menu interazione e andiamo sull'ultima voce, giacca, mettiamo chiusa e si chiuderà la camicia. Adesso indovinate un po' cosa dobbiamo fare. Andiamo a mettere i guantini, semplicemente i guantini tattici, raga. Niente di più semplice, gli stessi identici di prima. A questo punto, una volta messi i guanti, salviamo anche questo outfit e lo salviamo sotto quello che abbiamo salvato 1 e lo chiameremo 2, raga. Quindi, come potete vedere, ora sono andato dal bancone, sono andato a salvarmi l'outfit, l'ho salvato 2 sotto al numero 1, lasciando il primo slot libero, ragazzi. Adesso abbiamo finito i completi, perché vi faccio vedere solo come portare le tette. Poi ci sta a voi, raga, a fare tutti i vari combinamenti dai vari video. Comunque sia, adesso, una volta fatto il tutto, ci dobbiamo uccidere. Una volta che ci siamo uccisi e siamo rispawnati, start online, raga, e andiamo al creatore. Non sbagliate, non andate alla selezione del personaggio, se no si rompe il glitch. Quindi fate creatore Rockstar per next gen o andate al creatore per old gen. Una volta che siamo al creatore, raga, dobbiamo creare una gara stunt. Niente di più semplice, raga, veramente una stronzata. Quindi velocizzo questa parte e ve la spiego veloce. È veramente intuitiva. Quindi fate crea stunt. Una volta che siete qua, mettete i dettagli, fate un titolo a caso, dopodiché tornate indietro, una descrizione a caso, fate una foto a caso, mettete un giro, raga, poi tornate indietro, fate il punto d'attivazione e poi fate la gara. Serve per forza che mettete i 2 punti almeno 1 chilometro di strada. È facilissimo, raga, è tutto guidato, non vi potete sbagliare. A questo punto fate una volta B e andate su prova e dovrete fare per forza almeno un giro per provare la gara. A questo punto, una volta che avete fatto la gara e siete pronti, cosa fate? La completate, raga. E una volta che avete completato la gara, accettate questo messaggio. Una volta che accettate questo messaggio e siete in questa schermata, aprite subito il vostro menu di pausa, andate su online e poi andate su gestisci personaggi per next gen o selezione del personaggio per old gen, raga. Ora mi dovete ascoltare non bene, di più, aprite bene le orecchie, perché ogni volta qua sbagliate tutti, raga, tutti, non se ne salva mezzo. Quindi, una volta che siete qua, senza fare tanti rigiri, schiacciate una volta freccia destra, raga, e andate sul personaggio maschio. A questo punto, una volta sul personaggio maschio, ascoltatemi bene, chi è da Play schiaccerà quadrato, chi è da Xbox schiaccerà X per eliminare il secondo personaggio. Scrivete la parola elimina, raga, e si cancellerà il PG. Non dovete toccare niente e non dovete switchare i personaggi per nessun motivo una volta cancellato. Ma l'unica cosa che dovete fare, ve lo ripeto, ascoltatemi bene, per chi è da old gen, quindi PS4, Xbox One, basta che schiaccia B o cerchio per andare in storia, ragazzi. Invece per chi è da next gen, come vedete, a noi c'è scritto ritorna al menu principale, quindi PS5, Xbox Series. Cosa dobbiamo fare per andare in storia? Ci facciamo mandare un invito da un nostro amico che sta in una sessione a inviti in mira manuale, ragazzi. Non usate Anawak perché non funziona, ve lo dico già. Quindi a questo punto, quando il vostro amico vi manderà l'invito in mira differente, sessione solo inviti, e noi lo accettiamo, raga, per qualche motivo strano farà questa schermata buggata e ci manderà in storia.
A questo punto, raga, vi voglio ricordare, se vi fa piacere, di seguire la serie Esplorazioni, raga, e non solo, presente su questo canale. E se volete andare a dare un'occhiata al mio secondo canale, che presto sarà attivo, e vi volete già iscrivere, lo trovate nella home del mio canale principale Xavix, ragazzi. Quindi, una volta che siamo tutti quanti in storia, raga, facciamo online e creiamo una sessione solo a inviti, ragazzi. Niente di più facile. Una volta che siamo spawnati nella sessione inviti, cosa facciamo? Ci salviamo l'outfit di partenza, raga, perché come tutti i glitch col creatore, sapete che si cancellano gli outfit e possiamo tenerle solo uno, raga. Cosa facciamo in poche parole? Dobbiamo andare a salvare questo outfit e lo salviamo nell'ultimo slot, lontano, così non ci dà fastidio, raga. Una volta salvato, cosa dobbiamo fare? Ci facciamo invitare da un nostro amico in un'attività merge, che deve essere per forza l'affare G, per forza, raga, perché dovremmo avere la possibilità di salvare l'outfit all'interno dell'attività. Quindi con l'affare G lo possiamo fare. Ma prima dobbiamo andarci a togliere la giacca, ragazzi, e lasciare semplicemente la tipa con reggiseno. Con il reggiseno nero, con il reggiseno quello a fiori, con il reggiseno deve stare, raga. E a questo punto siamo pronti per entrare nell'attività merge. Quindi link in descrizione dell'affare G, raga, che è importante per fare questo glitch. E una volta che siamo all'interno, ragazzi, dell'affare G, non vi fracasso ora facendovi vedere pure come avviare l'affare G, dovete mettere completi salvati. A me mi ha startato l'attività Roby, grazie Roby, raga, se volete una crew attiva per Xbox, dove la gente è educata, si divertono e si aiutano, quella veramente è una crew come si deve. Quindi a questo punto, raga, una volta fatto ciò, abbiamo messo completi salvati nella lobby e siamo in questa schermata, ascoltatemi bene, facciamo due volte freccia destra, 1 e 2, e poi torniamo una volta indietro facendo freccia sinistra e sbadabam, avremo fatto il nostro outfit con le poppe di fuori. Cosa dobbiamo fare adesso, raga, una volta dentro l'attività emerge l'affare G? Ricordarci dov'è il nostro appartamento. Questo è fondamentale, perché non lo vedremo sulla mappa, ma dovremo entrare dentro il nostro appartamento per salvare questo outfit. Quindi, ragazzi, io mi recherò dall'appartamento e una volta che sono dentro l'appartamento, niente di più semplice, raga. Andiamo dentro, andiamo nel camerino dove c'è il guardaroba e ce lo salviamo, raga. Ci salviamo l'outfit dove vi pare, in qualsiasi posto dello slot. Quindi, raga, se volete potete anche provare a fare dei merge con questo outfit, con questi due outfit che avete fatto col creatore, perché se non sbaglio, se entrate con un altro completo, tipo scia mortale, bla bla bla, può succedere, raga, che si mergia qualcosa. Io non ho provato. Scrivetemi nei commenti se è come dico io. E a questo punto, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, supportate il canale, iscrivetevi al secondo canale, lo trovate sulla pagina home di YouTube, raga. E poi, appena si sistemano le cose, diventerà attivo anche quello. Bella, raga, alla prossima.